Calcio. Buonasera, allora ben ritrovati. Come ogni venerdì sera andate a lavorare, ci avete rotto il calcio di nuovo su, in diretta su Radio Milan Inter. Buonasera da parte del nostro di Lernia, e questa sera una squadra allargata, tantissimi ospiti, tantissimi amici, siamo una grande famiglia che va, gente che viene, gente che se ne va, gente che torna, gente che dà il dentista. Allora, subito. Da noi è dal dentista. Ecco, Cesare Pompiglio come sempre. Buonasera, buonasera a tutti i tifosi della Juventus. E Alessia Scurati. Buonasera, sono tornata finalmente, grazie ai miei mezzi pubblici milanesi che mi hanno consentito di essere qui stasera. Giulio Ravezzani. Eccoci qua, buonasera di nuovo. Il grande ospite Cristiano Ruiu. Ah, beh, l'avessi detto. Come sono arrivato me ne vado, Pompilio, un'altra parola. Buonasera a tutti. Ecco, sentite già gli schiocchi della frusta, la Dea Eupalla. Buonasera Dea. Buonasera Zerbinacci. Ma io gliel'ho già detto una volta, lei con me certe cose non le dice, quindi... È un zerbinamento generico per tutti gli ascoltatori. Faccia di distinguo, perché io non accetto. A casa non lo vedono, ma il modo in cui la Dea Eupalla afferra il microfono è già tutto un programma. Ecco, partiamo bene. Come una frusta. Fra l'altro oggi è proprio questa frusta lunghissima. Ma Cristiano prima si domandava a che cosa le servisse questa frusta. Non si capisce bene se è la presa da un domatore di... È per il DJ. No, anche perché mi ha detto, guarda, che è quella per i cavalli. Ma io da piccolino montavo, e se un cavallo vede una frusta così scappa. Questa è per i leoni al circo. Sì, anche io ho i miei dubbi. La rega lei. Tra l'altro ha un vestito in un tagliorino. Sì. Verde, come te lo definirei? Verde lime. Verde speranza. Io avrei detto verde. Pisello, io avrei detto. Vabbè, ma non è volgare verde pisello. È un colore. È un colore. E allora siamo qui, ovviamente come al solito tante telefonate, tanti ospiti che interverranno nel corso della trasmissione, però partiamo innanzitutto Cristiano, il Milan è campione d'Italia. Il Milan domani festeggia. Canta, sei contento, Cristiano. Immagino. Tante polemiche, no, comunque. Cantare ci hanno spiegato che non si può, quindi non cantiamo. Beh, dipende da cosa canti, Cristiano. Certo, sto scherzando. Anzi, credo che quello che è successo in questa settimana, parlando seriamente, contribuirà un po', forse anche addirittura a condizionare la festa di domani in senso positivo. Credo che i toni saranno molto molto contenuti, si festeggerà allegramente, però si starà molto attenti, ecco, in questo senso sì, i festeggiamenti cominceranno. Ma che attenti, Cristiano. No, sto parlando dei giocatori. Sto parlando dei giocatori sul pullman, certo, che partirà alle 17. Abbiamo già fatto spettacolo anni addietro. Assolutamente. Un attimo Pompilio, dopo intervieni. Dicevo che parte alle 17 da Via Turati, sotto l'Eneac Hotel, così diamo anche un'informazione di servizio per la gente da casa. E arriva in Duomo, staziona davanti al Sagrato per una ventina di minuti, e dopo il pullman guidato dal mitico Antonio Cipolletta, che è il grande autista storico del Milan, andrà a San Siro. A San Siro ci sarà la partita, un piccolo inconveniente nella giornata. Dopo la partita la consegna della coppa. Ma dai, ma basta! Adesso me ne vado. Okay. La consegna della coppa, festa fino a mezzanotte con ricchi premi e cotillone, fuochi d'artificio, e poi ognuno fa quello che vuole. Ognuno libero di andarsene dove vuole. Però, allora, innanzitutto abbiamo il sondaggio da lanciare, Cesare, ecco. Giusto? Allora, provo a indovinare, sarà un sondaggio su Moggi? Hai quasi preso. Moggi sì o Moggi no? Moggi subito. Ma me su Moggi. Su Moggi sì, Moggi no. Io sono pompilio.it. E la settimana scorsa siete state 600 a cliccare. Stavolta dovete essere 1000. 1000 persone dovete dire se subito Luciano deve venire alla Juve. Intanto mi pare che sia qualcuno. Abbiamo già uno dei nostri illustri ospiti in linea. Pietro Anastasi, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Chi è che c'è in studio? Guarda, allora, Cesare Pompiglio come sempre, Giulio Ravezzani, Alessia Scurati, la Dea Eupalla e unito dite anche Cristiano Ruiu. Ciao Pietro. Cristiano, ciao ragazzi. Ciao. Allora Pietro, io vorrei partire con te subito a centrare, a stringere insomma il campo sulla Juventus. Mazzarri. Notizia di ieri, Mazzarri dovrebbe essere ormai fatta il nuovo allenatore della Juventus. Ti chiedo, sei soddisfatto? A questo punto tanto è vero a tenersi del Neri? Speri che non sia così fino all'ultimo? No, contento non tanto, perché insomma prendere Mazzarri è come aver preso quest'anno del Neri. Cioè, Mazzarri ha fatto bene a Napoli. Però tu dici non hai l'esperienza ancora. Come ha fatto bene l'anno scorso del Nero alla Sampdoria, è arrivato in Champions, eccetera. Cioè io avrei preferito un allenatore un po' più esperienza, eccetera. A questo punto qua sicuramente tra Mazzarri e Conte avrei preferito Conte. Okay. No Pietro, io non sono d'accordo né per Conte né per Mazzarri, ti spiego. No, ma io non sono d'accordo tra tutti e due, dico, se dovessi scegliere tra uno e l'altro,
sceglierei Conte, almeno conosce la mia Pietro, scusa, però Conte è un giovanissimo, uno, due. Non ha mai guidato una squadra nella fase finale di un grande trofeo, di un grande torneo, tipo lo scudetto, bene, tipo la Champions. Emilio Mazzari cosa ha allenato? No, ma io faccio attenzione che io non sto. Ma io non sono d'accordo per Mazzarri. Ha giocato a certi livelli, sa, conosce insomma certe situazioni, conosce Mazzarri, arriva sì, ha fatto bene quest'anno, però insomma. Io sto dicendo che tra tutti e due sceglierei. Io prenderei, te l'ho detto, un allenatore più esperto. Ma non c'è dubbio, ma dovevano pigliare Deschamps, dovevano pigliare Van Gaal, dovevano pigliare quella gente là. Ma bello, te lo dico chiaro, Moggi, Lucianone, non è d'accordo per Mazzarri, non è d'accordo. Comunque, e quindi prendiamo il discorso più in là, perché Luciano deve rientrare alla Juve. Questa ora qui c'è una presa di posizione di tutti, perché Luciano rientra. Ma tutti chi? Tutti. Dai. Se Moggi risulta che non ha fatto niente, cioè, ha fatto chiamate come hanno fatto tutti, come hanno fatto Paglietti, come hanno fatto tutti del Milan, hanno fatto tutti, perciò se rimane, se siamo immuni di queste accuse che ci sono state, potrebbe rientrare e fare come una persona che ha fatto, cioè ha rubato una volta, allora. Ma lui non ha rubato, il punto è questo, il punto è comunque, Pietro, non ne parliamo adesso. No, ha rubato, ho detto adesso la parola non è appropriata, sì. Ho ammazzato uno, è andato in galera, adesso non può più insomma fare un certo lavoro perché è stato in galera, insomma. Allora Pietro, però lasciamo da parte questo discorso, volevo sapere, temi adesso che con la scelta di Mazzarri di trovarti di nuovo di fronte a una stagione così per la Juventus? Sicuramente no, tutto dipende anche da chi comprano, insomma. Io ho sentito adesso Benzema, Higuain, e Pirlo che arriva. Pirlo mi sta bene, sì, sto bene. Sono contento perché insomma per un paio d'anni può farci fare un po' la differenza, insomma. Pietro, anche un po' più di un paio d'anni, perché Pirlo ha delle caratteristiche tecniche e fisiche, a parte che ha avuto solamente quest'anno tanti infortuni, però ha delle caratteristiche tecniche per cui non ha bisogno di grandissima corsa. Secondo me è un giocatore che a me dispiace tantissimo che vada via dal Milan, perché continuo a dire in questi giorni che nel dopoguerra la luce a San Siro l'hanno accesa in tre: Rivera, Donadoni e Pirlo. E secondo me la Juve può far comodo per tanti anni. Sì. No, ma Cristiano, io ce la metterei. Pensa a te fare un Marchisio di Herrera, Mascherano, con Pirlo dietro le punte con Benzema e Matri. Tanta roba. Allora, fai una signora squadra. Staremo a vedere. Ieri c'è stato questo pranzo a Madrid, poi cercheremo. Ma io vedi questi pranzi ci credo poco. Che c'eri tu? Tu eri presente. Quindi io ci credo poco. Pompidio, si è messo qualcosa sul giornale, qualcosa hanno visto. No, Pietro, quante volte si mettono sul giornale? Io faccio il giornalista, non è che faccio il ciabattino. Hanno scritto pure dove erano seduti, Pompidio, basta. Vabbè, avete ragione voi, ok. E certo che avete ragione. Sono andato dal bar ancora. No, quale bar? Niente bar. Va bene, Pietro, ti salutiamo, un abbraccio. Ciao, grazie per essere stato. Grazie Pietro, grazie. Ogni tanto un caffè fa bene. Sì, grazie. Va bene, ciao. Ciao Pietro. Ciao, insomma. Ciao Pietro. Mazzarri parte forse col piede sbagliato. Ma non è che parte col piede sbagliato, non ha l'esperienza per. Ritorniamo di nuovo a dire come facevano l'anno scorso: la Juve, il Milan e l'Inter hanno bisogno di un autista. Sì, però, Pietro, hai ragione. Però, nel momento in cui alle spalle c'è una società, il Milan quest'anno ha tutelato, ha indirizzato, ha protetto anche Allegri nelle scelte nei momenti difficili. E gli ha dato solidarietà quando lui aveva delle scelte. Ma glielo avete spiegato a lui che l'acqua calda era stata inventata? Nel momento in cui alle spalle c'è una società, se tu vuoi prendere un grande allenatore, lo devi pagare tantissimo e ti fa tutto anche la società. Ed è quello che è successo con Mourinho all'Inter. Altrimenti devi far crescere la società, e credo sinceramente che Andrea Agnelli sia la persona giusta, e la squadra puoi darla in mano anche a un allenatore che non ha vinto. Altrimenti, la Juve quando mai ha preso un allenatore vincente nella sua storia? Solo in un caso, con Fabio Capello. Tutte le altre volte sono allenatori che sono cresciuti nella Juve. Ma io dico se la Juve fosse arrivato a Allegri, io sarei l'uomo più felice del mondo. Saresti ma già allegro. L'anno scorso che l'anno scorso per alcuni giorni Allegri... Io lo dico da grande estimatore di Allegri, Mazzarri sul mercato in questo momento vale tanto quanto Massimiliano Allegri.
l'importante è che alle spalle abbia una società che lo tuteli, che lo indirizzi e che gli faccia quello che ha fatto Galliani. Il migliore in campo, lo dico sempre, quest'anno nello scudetto del Milan, è stato Galliani, Adriano, l'imperatore del mercato. Imperatore del mercato primo in estate, secondo a gennaio e adesso con i colpi di Mexico imperatore terzo. Bravo Adriano terzo. Beh, sentiremo poi Seedorf se la pensa così, però chiediamo cosa ne pensa di Seedorf Mazzarri, un suo Seedorf collega, mister Seedorf. Antonio Sala, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Ah. Allora, hai sentito Antonio, hai sentito la discussione tra Cristiano e Cesare? Sembra ormai fatta per Mazzarri alla Juventus. Guarda, io non sono un grande estimatore di Mazzarri, devo essere sincero. Come allenatore non mi dispiace, perché devo dirti che ha fatto sempre bene, sì. Ha fatto bene alla Regina, quando lì ha fatto il miracolo partendo. Beh, è molto carismatico. Poi ha fatto bene alla Sampdoria, dovunque è andato lui a Napoli ha fatto bene. Però non mi piace come persona, ma questa è una cosa personale che esula, sì. Dall'aspetto tecnico. L'aspetto tecnico è un allenatore che mi piace, però... Ma fa fare il salto di qualità alla Juventus, secondo te? No, però già ti metto un dubbio. Cioè, la Juventus con Pirlo, con Mazzarri che gioca con un 3-5-2, dimmi Pirlo dove lo fa giocare. A parte davanti Antonio anche... che quest'anno Mazzarri ha giocato col 3-4-3, anche se... Ma peggio ancora. Peggio ancora, infatti. Questo è vero. Ancora, infatti, secondo me nel 3-5-2 Pirlo ci può stare, nel 3-4-3 è un problema. Pirlo è un giocatore, tu poi che sei milanista, sai Pirlo dove gioca, sai dove si esprime meglio. Non solo dove gioca, dove vuole giocare, perché lui va via dal Milan proprio per motivi tecnici. L'allenatore, sai, il compito dell'allenatore è quello di mettere un giocatore nella posizione giusta e di farlo rendere al massimo. Se tu prendi Pirlo, che è un investimento importantissimo per lui, perché è un giocatore che dovrebbe fargli fare il salto di qualità e già non lo metti nella sua posizione ideale. Come non averlo preso? Comincia a essere già un investimento a metà. Allora dico con Mazzarri che gioca con un 3-4-3 oppure con un 3-5-2, dimmi Pirlo dove gioca? Gioca in linea con l'altro centrocampista? Benissimo, allora non è l'acquisto ideale. Ma comunque allora, o uno o l'altro non è l'acquisto ideale. No, ma appunto io ieri sera sono stato a cena con Moggi e Moggi diceva questo. Moggi diceva Mazzarri vale del nere. E io gli ho detto, perché io a Moggi non gliela perdono, io gli ho detto, ma quando tu hai portato Lippi dal Napoli? Mi ha detto, ma c'ero io dietro. Cioè, il lunedì, mentre certo, gli altri allenatori certo, vanno facendo i cretini nelle varie televisioni. Ha ragione, questa è una considerazione giusta, perché sentivo quello che diceva anche Cristiano, la società è importantissima, avere Galliani dietro che protegge l'allenatore. Se quest'anno Allegri non avesse avuto Galliani, nel periodo in cui il Milan ha avuto quel momento di sbandamento, l'avrebbero massacrato. Però Galliani ha saputo gestire la situazione, ha dato fiducia all'allenatore, e qui non si tocca. Antonio, perché... però ti dico una cosa, cioè io per 15 giorni, 20 giorni l'anno scorso Allegri fu l'allenatore della Juventus, prima che arrivasse Del Nere, nonostante che Del Nere avesse avuto la cosa che la Juve l'aveva già preso, contattato a febbraio. E io poi sono intervenute alcune cose che non posso dire in pubblico, cioè è Allegri diventato l'allenatore del Milan, però io quando guardo Allegri in faccia, cioè mi dà la sensazione dell'uomo sicuro, dell'uomo che fa le scelte, che sa quello che dice, esatto, che sa quello che fa. Lui poi ha dimostrato quest'anno al Milan di essere un grande allenatore, al di là poi che uno gli può piacere come comunicatore, ma lui non deve fare il comunicatore, lui deve fare l'allenatore, e l'allenatore lo sa fare bene, perché ha fatto delle scelte importanti, ha fatto delle scelte sul centrocampo quando doveva far quadrare il centrocampo, Milan prendeva qualche gol di troppo, ha cominciato a mettere un centrocampo di contenimento, sì. Tutti parlavano di Ronaldinho, lui non gli è smesso, perché il presidente gli ha messo Ronaldinho alla fine. Lui è stato bravo a gestirlo, sì. Cioè, lui è stato un allenatore vero, ha messo in campo il Milan che lui vedeva, quello che lui riteneva vincente, alla fine ha avuto ragione, per cui è stato un allenatore mister importante. Chiudiamo con un sorriso, voglio chiedere a Deu Palla, cosa farebbe Deu al mister Sala? Può provare una doccia romana, sa cos'è? Cos'è? Ha presente? Poi timorito, ha dato brividi per la schiena. Ha presente i romani che si dedicavano ai banchetti? Sì, ho presente. Un turnover di 24 ore su 24? Sì, lo farei volentieri. Una doccia romana, insomma, cerchiamo significato. Bene, accetta, mister Sala accetta. Ciao mister, grazie per essere stato con noi. Ciao, siete sempre i migliori. Ciao, buona frustata. Intanto abbiamo scoperto che mentre a Madrid si facevano grandi piani tra Florentino Perez e Marotta,
Pompilio li faceva con Moggi, accidenti. Questo è un grandissimo scoop. Non è che tutte le, di questo avrebbero dovuto parlare sui giornali. Non incontri Madrid. Ma ora sapete che c'è in linea, ragazzi. Chi c'è? Uno che noi lo chiamiamo e non sappiamo neppure il perché lo chiamiamo. Perché lo chiamiamo? Pronto? Oggi lo trovo io il motivo per cui l'abbiamo chiamato. Pronto, Renato? Oh, Boateng, Boateng. Tutto bene? Beh, direi molto bene. Lei come sta? Io sto bene. C'è Ruio, Renato. L'ho sentito che c'è Ruio. Mi fa piacere, così gliene dico un paio. Dimmi tutto. Allora, praticamente voglio fare prima di tutti i complimenti al Milan. Ti ringrazio. Perché non è tanto che l'ha vinto, l'ha meritato lui, ma l'abbiamo demeritato noi. Quello che dicono tutti gli interisti. Cominciamo col solito inno alla sportività, poi? Esatto, poi un altro grande complimenti al vostro allenatore, come ha detto Sala, perché è bravo, ha lasciato Ibrahimovic in panchina tutta la partita e avete perso col Palermo. Beh, in effetti la Coppa Italia è un bello obiettivo, sono contento che voi. Guarda, se riuscite nell'impresa, Renato, no? Beh, se no fai un monologo, è vero che voi siete abituati a non avere mai il contraddittorio, però se riuscite a farci credere che la Coppa Italia sia più importante del campionato nel momento in cui la vincete, a quel punto vi fa... Non è vero, è più importante il campionato. Oh, ma va? L'avete vinto quest'anno, non lo rivincerete più. Ecco! La maledizione di Renato. A parole sono sempre stati fortissimi. Esatto. Poi? Poi appunto voglio fare i complimenti questa volta veri a Leonardo, perché Leonardo secondo me merita di restare un altro anno e di provare a giocarsi le sue carte dall'inizio. Bravo. L'unica cosa su cui sei d'accordo con lui, accidenti. Sono d'accordo con te, Renato. Complimenti vivissimi anche al Milan, perché ha fatto il ciclo più breve della storia del calcio. Ecco. Sabato ha vinto e non ha smesso di vincere. Non è che è finito il ciclo perché siamo usciti dalla Coppa Italia. Non fa niente, però io dico solo Ma mi sta massacrando ai milanisti qui. E martedì avete già finito di trionfare. E questa è già una bella soddisfazione. Ma ti rendi conto di quello che... A parte che potresti tirare fuori qualcosa di tuo invece che abbeverarti da quella spazzatura che è Facebook, dove girano queste battute, tipo il ciclo già finito. Sì, spazzatura. C'è gente che non sa scrivere in italiano e va su Facebook perché... ma non è il caso di Renato, che è una persona deliziosa. Anzi, mi piacerebbe essere lì proprio per controbattere a te. Ma vieni quando vuoi. Qua c'è anche una persona che ti aspetta, che ti aspettiamo. Renato, preparati che ti devo tagliare la treccia e frustarti con quella. Vadeu, parla! Devo fare anche complimenti a Gattuso, perché è stato un vero signore a fare quel colpo. È vero, un grande signore. Avevi fatto un collegamento bellissimo. Hai voluto rovinarlo così. Grazie Renato, un abbraccio. Grazie. Ciao Renato, ti vogliamo bene. Ciao Renato. Anche se sei inutile. Io volevo chiedere alla De Upala, volevo coinvolgere su quello che ha detto Clarence Seedorf pochi giorni fa. Lui si è lamentato del trattamento che ha avuto la società. Secondo Cristiano è stato un po' irriguardoso il giocatore, l'olandese, quindi perché l'ha punito. Esatto, volevo chiedere, tu cosa gli faresti a Seedorf? Ma gli infilerei violentemente lo strapone in gola. Oh mamma! Devi uccidere praticamente. Non ho capito che cosa gli infilerei. Lo strap on. Non ti spiego che cosa sia Cristiano, perché... No, adesso anche Cesare lo sa. Fatemelo capire cos'è. No. Cristiano, non puoi non sapere cos'è lo strap on. Immaginano. No, come faccio? Anziché fare il misterioso, raccontatelo, no? Cioè, non fate gesti che non si vede niente, cioè, in radio. È un ditelo. Fallo realistico. Povero Seedorf. Vede tutto, vero? Io, è in gola però. Io prendo le distanze e lei si assume la responsabilità di quello che dice. Anche la signorina Alessia prende le distanze. Io invece ricordo ai radioascoltatori di Radio Milan Inter che c'è il sondaggio. Oggi subito alla Juve, sì o no? Oggi subito. Per dire la vostra, votate su www.iosonopompilio.it. Intanto c'è Ruyu che fa domande sul tu come sai che cos'è. No, cos'è. Rimango stupito. Alessia come faceva a sapere cosa fosse? Esatto, raccontaci. Adesso No. Anche Giulio non ha fatto una faccia stupita, quindi anche Giulio. Abbiamo Musmar in linea, ragazzi. Ragazzi, no, veramente, dopo Renato anche Musmar, voi me lo dite, io vado a casa a mangiare, Beh, certo.
Buonasera. Buonasera, io sono Buba, con che il piacere. È Buba, non è Bulbarmus. Barra dopo. Buonasera Buba, benvenuto. Buonasera a tutti, come state ragazzi? Noi benissimo, tu come stai invece? Amore, io quando sento una donna rinasco. Grazie Buba. Allora io lascio un attimo il microfono ad Alessia. No, ti prego, tra noi amiche ci siamo già fatto un bel complimento. È un po' geloso, no? Fra adesso se n'è andato, si è anche tolto la cuffia. Comunque come va Buba? Molto, molto bene, Zucchero. Hai guardato delle partite in settimana? L'hai guardata l'Inter che giocava? Ho visto ciò che i miei occhi non avrebbero voluto guardare così. È stata una cosa veramente super. Ma super. Sai che Giulio Cesare dall'Inter va via, dicono così. No, non posso crederci a una notizia del genere. Sarebbe una tragedia obiettivamente per te, Buba. Ti credo, due cosce così, figlia mia, dove le rivedo? Non lo so, magari trovano un sostituto che le altre tanto belle, non lo so. Ma no, di quella conferenza, mia cara, e tu mi capisci? Vabbè. È avanti lo scurato. Capisci, mia cara? Se verrà sostituito sì, ma il bello è sempre difficile da trovarlo, perché l'originale è sempre uno, il grande maestro non ha allievi che lo possono superare, capisci, cara? Sì, io assolutamente capisco, anzi, però sai, bisogna un po' anche far capire. Io non mi seguo sinceramente, Giulio. Cosa dice il maschio lì presente? Il maschione. Che non vi seguo, vi lascio parlare tranquillamente. Mamma, oggi è venerdì 13, sono tremendi maschi, ricordatelo, cara. Sì, c'è un po' di paturnie, poi si sentono tutti un po' trattati male oggi, ma non so, cattivo umore. Ma perché, Zucchero, 13 venerdì, tu capisci che l'anguilla si fa fritta? Amore, non scendiamo nei particolari. Mi piace l'anguilla fritta. No tesoro, io sto dicendo che stasera faccio a cena l'anguilla fritta. Bene, buon appetito direi. Allora grazie Buba per essere stato con noi. Buona serata. Presto a tutti. Ciao. Che è originario delle Valli di Comacchio che ha questa preferenza per l'anguilla. Non lo so, siete amici? Ai, Cristiano. Una rivelazione. So che nelle Valli di Comacchio va molto l'anguilla. Ma voi lo sapete, Cristiano ha una camicia di Buba rossa. Wow. Scusa, e quando è che te l'ha data, Cristiano? Me l'ha portata Cesare anni fa. Quando te l'ha portata a casa Buba? No, che me l'ha portata Cesare qualche anno fa. Tu stai attenta, scusate, perché già questo microfono qua o ci mettiamo d'accordo e ci alterniamo, se mi spingi sempre. Dea, scusa, non puoi fare un po' di ordine tra Cristiano e Cesare? Ti ha stupito, ti divido con la frusta? Io sono un pozzo di scienza, Cristiano Ruio. Mi preoccupi molto. Ragazzi, ci tocca proprio il collegamento con Musmara. Abbiamo Alfio Musmara in linea. Buonasera Alfio. Buonasera. Ecco. Una voce debole che non era quella mia. Era quella, cioè, sembra quella di Onofrio di Lerner. Boatenga a tutti, boatenga a tutti. Anche quella di Ruglio, che era quella di Grazia. Boatenga a tutti. Ma siamo in tanti qua, c'è anche Giulio, c'è Alessia, c'è Cesare, c'è la Deu Palla. C'è la Deu Palla, ecco, Dea, un attimo Alfio, poi arriviamo subito. Cosa faresti tu ad Alfio Musmara, questo bel ragazzo, ho capito la frusta, un attimo. Cosa faresti ad Alfio Musmara, questo bel ragazzo mediterraneo, anche, insomma, come dire, muscoloso, ecco. Ma gli sputerei in bocca e poi lo prenderei a sberle. Non so se sarebbe contento. Sarà umiliato proprio. Ora ho capito perché Dallò è sempre da quelle esatto. parti. Esatto. Salutiamo Dallò che dal dentista non è potuto arrivare in tempo. Io dico alla Dea che deve stare molto attenta perché Musmara non subisce ma reagisce, quindi deve stare molto attenta. E invece Dallò dal dentista come è messo in questo momento? Ha già la bocca aperta, sta soffrendo, infierire ulteriormente spegnendo la sigaretta nella sua lingua. Ma ragazzi, ma è cattiva oggi. È cattiva oggi. Facciamo delle domande da giornalista. Serie. Onofrio. No, hai parlato fino adesso col tuo amico Buba. Hai detto domande serie. Appunto, io ho dato con Buba, non lo so, domande serie. No, dai, a parte gli scherzi, Alfio, volevamo sapere di questa situazione dell'Inter, quest'Inter che si appresta a giocare la finale di Coppa Italia. Un trofeo che secondo te può comunque rilanciare le quotazioni di Leonardo, magari questo finale di stagione. Come la vedi la situazione sulla panchina dell'Inter per l'anno prossimo? Ma no, io non credo. Bisogna essere seri? Bisogna essere seri, certo. No, sì, ma non mi mandare a casa a mangiare con la notizia che Leonardo va via, perché sai che mi mette di cattivo umore, eh? No, tranquillo Cristiano. Io credo che il dipendere dalla Coppa Italia, dall'esito della Coppa Italia finale di Leonardo,
sia come dire, riduttivo. La verità è che il presidente Moratti sta davvero pensando a dove andare a parare, tra virgolette. Il problema è che Guardiola non si muove. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto che non si muove? Secondo me alla fine Guardiola dopo la Champions darà l'annuncio che viene all'Inter, secondo me. Io me lo auguro così. Fermo restando che insomma Cesare, non basta, non è che tu dici arriva Guardiola con la bacchetta magica. No, bisogna comprare i giocatori, Guardiola viene con l'elenco della spesa. E vi do una chicca, nel senso che il presidente Moratti a qualche amico avrebbe confidato che si è reso conto che alla fine senza mettere le mani nel portafoglio non si vince o difficilmente si vince, ecco perché questo può lasciar presupporre, come dire, degli interventi sul mercato di un certo rilievo, fatto salvo che se da un lato, come diceva Cesare, investi sul mercato, dall'altro da qualche altra parte i soldi li devi recuperare, perché non si può pensare che ogni anno il presidente tiri fuori 150 milioni di euro, ecco. Questa è una giustificazione che davano anche i milanisti quando Berlusconi non comprava, poi compra, vince lo scudetto, sono tutti contenti, quindi. Sì, guarda, io resto dell'idea che sarebbe bastato poco quest'anno per restare competitivi. Se invece di fare il mercato a gennaio, quando ti rendi conto che perso Balotelli non è un attaccante degno per sostituire qualche tipo di infortunio, poi lascia perdere che Milito quest'anno è stato una tragedia. E c'era da vendere Milito quest'anno. Marzio era stato uno dei primi a dirlo dopo quella uscita di Madrid, ricordo che l'aveva detto per primo. Io ero a Madrid, ero in mix zone, appena ho sentito quelle dichiarazioni ho detto per me era, se ci fosse stato Moggi io credo che non l'avrebbe assolutamente detto. Allora, adesso no. Ti devo fare una domanda che forse ti mette in difficoltà, visto anche il rapporto e la stima che hai nei confronti del giocatore. Allora, se ci fosse stato Moggi e non uno come Galliani, che se ne dica, secondo me è sempre fin troppo buono. Dopo le dichiarazioni anche del signorino l'altro giorno, sto parlando di Seedorf, avrebbe dovuto stracciargli il contratto che aveva già pronto per il rinnovo. Sì, però tu sai meglio di me, tu mi insegni che quando Seedorf si muove con Berlusconi, che è una cosa sgradevole, perché comunque sia quando scavalchi la scala gerarchica, che bravo. Insomma, nel momento in cui si saltano queste cose diventa anarchia totale. Bravo. Anche perché quando gli ha rinnovato il contratto a 5-7 a stagione a 31 anni era Galliani che gli aveva rinnovato. Tu sai l'amicizia che mi lega a Clarence, quindi insomma io ancora aspetto al varco, io ancora un giovane cronista, diciamo così, quando insomma si diceva che Clarence, dando da Clarence al Milan nello scambio con Coco, sì, l'Inter tornava ad avere un terzino che mi mancava dai tempi di Breme. Io ero ancora abbastanza giovane, con qualche cappello in più, però avevo già la pelle d'oca a sentir dire una roba del genere. Ero giovane, sentivo anziani soloni molto più datati di me. Che i tromboni, vecchi, i tromboni, gli stessi che dicevano che Robinho era un pacco. Alfio, volevo chiederti una cosa. Sì. Questa mattina, proprio a Tele Lombardia, Milly Moratti ha rivelato. No. Allora, se si parla di Milly Moratti, me lo dite. Io, guarda, ho mia mamma che a casa mi aspetta per andare a mangiare. Buona veramente. Cena, Cristiano. No, grazie a tutti, Alfio. Ti saluto. Ci mancherai. Ha detto la parola mai. Grazie a tutti. Vado. Perché? Vado. Vabbè, facciamo intanto. Io intanto faccio la domanda ad Alfio. Ma dove vai? Dove vai? Ruyo. Vabbè, lasciatelo andare. Io volevo chiedere ad Alfio, perché questa mattina Milly Moratti ha rivelato che lei, prima che Mourinho lasciasse l'Inter, gli aveva detto proprio Lombardia, proprio sì. Buongiorno Lombardia. Buongiorno Lombardia, tra una ricetta e l'altra. Gli ha detto, io a Mourinho gli avevo detto, tu lasci una famiglia per andare in un CDA alla fine. E poi ha detto, lui mi ha chiamato e mi ha detto, è vero, avevate ragione voi, quasi lasciando intendere che Mourinho a un certo punto, non dico pentito, però un po' ha chiamato Milano. Onofrio, a me non piace, non lo faccio mai, non mi piace piangere, piangermi addosso o essere autoreferenziale, però quando c'era uno sciocchino, definiamolo così, che diversi mesi fa, non più tardi di novembre, diceva le stesse cose, evidentemente non è che se le inventava. Io più spesso e volentieri, già da novembre, c'è Cesare testimone, continuava a dire che Mourinho si è reso conto di essere andato in una torre di Babele, dove ognuno, ci sono troppe questioni politiche, Real Madrid è un ministero, ci sono troppi strumenti da mettere d'accordo ed è troppo difficile fare un lavoro come poteva farlo all'Inter, dove gerarchicamente Mourinho faceva quello che voleva e rispondeva soltanto
al presidente Moratti e a volte neanche al presidente Moratti in determinate situazioni, però alla fine ha avuto ragione. Real Madrid è tutto molto più difficile, tutto Real Madrid è un ministero. Sì, per cui la situazione è stata abbastanza difficile, però lui non è uno che si lascia, come dire, prendere la mano, prendere dallo sconforto. Lui va avanti, e lui da Madrid non si muove perché ha ancora voglia di dimostrare che può ancora vincere. Anche lì, grazie Alfio Musmara per essere stato con grazie noi. Grazie Alfio. Ciao. Spero che ti illumini domani su Milano. Spero che ti illumini in una maniera incredibile. E inizio dalle 5 del pomeriggio. Le previsioni sono quelle, effettivamente. Io non sarò a Milano. Stesso. Ciao Alfio. Io l'avevo detto comunque che avresti cantato, tu avevi detto di no, avevi promesso e adesso non smette più. Cristiano, è tornato e canta. Effettivamente le previsioni dicono pioggia domani su Milano. Ruiu, mi stai turbando. Basta. Pioggia su Milano perché lui continua a cantare. Stiamo chiamando. Vi saluto allora, un abbraccio. Un bacio. Ciao, no, Valenti, mi aspetta. Ti aspetta la mamma. Aspetta la mamma. Che tenero. No. La mamma è sempre la mamma e viene anche prima del Milan. È un bambinone, va bene, allora salutiamo Cristiano Ruiu che è stato, con noi. Io ricordo ancora il sondaggio, Moggi sì, subito alla Juve. Moggi santo subito, www.iosonopompilio.it, mi raccomando, votate, perché dobbiamo convincere la presidenza della Juve a richiamare Moggi ancora. Ma dobbiamo convincerlo, cioè... È un fatto molto strano ed è il seguente, cioè Moggi viene praticamente assolto dal paese, assolto dalla gente, verrà assolto e comunque gli scade la squalifica e dalla parte della proprietà della Juve non c'è nessun segnale per farlo richiamare. E allora già in rete, cioè vuol dire su Facebook, ci sono dei siti che stanno nascendo che dicono non rinnoviamo gli abbonamenti. Ora io non sono per non rinnovare l'abbonamento, ma la proprietà della Juve deve dare un segnale forte a Moggi per il ritorno di Moggi. Cesare, abbiamo un ascoltatore che ti fa una domanda seria, però non la vuoi sapere? No. Per niente. Non vuoi sapere. Prima leggiamo le sentenze. Voleva solamente proprio due parole di saluto a Blank, l'ascoltatore. Blank che ha dato dimissioni. Chi era costui? Mont Blanc. Moi je suis Blanc. Monsieur Blanc. Vabbè, abbiamo persone serie in linea. Che è il nostro Longoria. Ma dai, che Maurizio non c'è dallo. Dallo non c'è, dal dentista, caro. Direttamente dal Jazz Cavalli, Andrea Longoni. Buonasera, Andrea. Auguri. No, spieghiamo ai nostri ascoltatori perché Andrea ha compiuto gli anni pochi giorni fa, ha festeggiato in settimana proprio al Giascavalli, pieno di VIP, di modelle, calciatori, amici dello spettacolo. Hai fatto gli anni, Andrea? Sì, grazie per gli auguri. Me la rinfaccerai per una vita. Ho notato una cosa. Cosa? Dice, eravate quasi tutti presenti alla mia festa, ho capito la dimensione di Cesare Pompilio a livello mondano, l'ho capita giovedì sera, ragazzi. Perché? Svelaci le tue conclusioni. Io ho visto delle bellissime ragazze che volevano fare delle foto con lui. No. Diciamole queste cose. Di Milano, con lui era Deupalla. Esatto. Certo, c'è anche la Deupalla. Di Milano fotografi in caccia di un scatto col Cesare, dunque, ragazzi. Allora, fammi... Io me lo tolgo, ragazzi, il cappello. Fammi chiedere alla Deupalla cosa farebbe ad Andrea Longoni, visto che ieri e l'altra sera c'eri anche tu, la sua festa di compleanno. Come regalo di compleanno. Ovvio, un trattamento speciale per lui. Allora, la settimana scorsa gli ho fatto lucidare tutte le mie scarpe, i miei stivali. E adesso, visto che è ancora rinchiuso al Giascavalli, gli chiedo se nel frattempo ha lucidato i tacchi delle numerosissime ragazze presenti. Ah! Mi sembra poi... E anche gli zoccoli dei cavalli. È stata buona però la dea. Cioè. Eh sì, ha compiuto gli anni. Qualcos'altro delle ragazze. Ha detto che ha lucidato anche altro. Alla grande proprio. Ragazzi, mica sto con le mani in mano. Per la lingua in bocca. Andrea, domani. Vabbè, io faccio finta di non aver sentito. Io faccio finta di aver sentito. Andrea, domani, festa del Milan. Si prevede pioggia su Milano, eh? Cosa?
Andrei tu col giubbettino di pelle a fare i festeggiamenti? No, io sarò, questa volta sarò in studio. Ah, in studio? Sì. Si prevede pioggia, dunque festa bagnata e festa fortunata. Ah, addirittura anche rima, festa bagnata e festa fortunata. Fortunata. Andrea, ma cosa rispondi? La facciamo domani pomeriggio. Che sfiga vuoi avere nella festa di domani, voglio dire. Sì, anche questo è vero. Però ormai è finito il campionato. Andranno particolarmente bene, diciamo così. Tra l'altro mi ha appena scritto un messaggio Andrea Lazzari, giocatore del Cagliari, che domani incontreremo a San Siro. Potrebbe essere il nuovo acquisto del Milan, uno dei nuovi acquisti. Ah, ci dà una bomba così di mercato in diretta. Andrea, ma io ti chiedo, cosa rispondi ai tifosi dell'Inter? Prima anche ne abbiamo avuto uno in collegamento che dicono il Milan ha fatto il ciclo più breve della storia, in 3 giorni è già finito. Io mi ricordo di Giulio Ravezzani, che forse l'aveva sempre qua su Facebook, e mi aveva fatto una battuta sul ciclo, che magari non riporto visto l'orario. Ecco, lasciamo stare perché era un po'... Però ce la ricordiamo tutti, insomma, da che pulpito, dico io, no? Perché adesso la Coppa Italia... È lì nel seta ultra, era. È stata la Coppa che fa ciclo? La Coppa Italia, ragazzi. Appunto, ma questo è un anno che lo dico io, quando Mourinho ha detto tre titoli, ma la Coppa Italia, ma da quanto in qua fa titolo la Coppa Italia? Che io mi ricordo ai tempi dell'avvocato Agnelli, dopo che la Juve vinceva lo scudetto, diceva la Coppa Italia, fatela vincere di stazione, va, così. La Juve ne ha 29. Guarda che sono un po' inquietante quando ti agnellizzi, non è un po' la favola della volpe e l'uva, no, quando uno non ci arriva. No, la Coppa Italia la faccio. La Coppa Italia l'hanno inventata per i giocatori che erano di riserva e che tutto l'anno non giocavano, e le squadre si impegnavano a fare giocare questi giocatori. Era una vetrina per poi cedere i giocatori. Ma le cose cambiano, i tempi cambiano. In Inghilterra il corrispettivo della Coppa Italia è il trofeo più importante. È diverso. Vedi, ora anche in Spagna la Coppa del Re sta perdendo valore perché gli è scivolata dalle mani, perché l'ha vinta Mourinho, ma assolutamente, dai. Allora fatemi però chiedere ad Andrea, lo apri con lo scudetto e non lo chiudi perché non vinci la Coppa Italia, ragazzi. Andrea, voglio solo farti l'ultima domanda sul mercato. Ieri Silvio Berlusconi ha tirato fuori di nuovo il nome di Kakà. Qualcuno dice, la stampa spagnola in particolare, ha detto Mourinho avrebbe proposto questo scambio, Ibrahimovic al Real, Kakà con la maglia del Milan di nuovo. E poi? Poi basta, credo. Chiede poi? Non lo so. Ma non scherziamo, no, assolutamente no. Kakà, spero, la società si è dimostrata intelligente quest'anno e dunque spero che non cada nell'errore di riportarlo a casa, perché la minestra riscaldata nel calcio e nella vita, tu Onofrio mi insegni, non va bene. Meglio una bella pasta asciutta al sugo, non Kakà, ecco. Va bene, quindi... Ibrahimovic resta al Milan, è rientrato tutto, vero? Me lo confermi, Cesare? Ancora non te lo posso confermare. Ma come, se tu ve lo chiedi a lui? No, ma perché so che Cesare è un canale preferenziale, ragazzi. È vero, lui frequenta casa Ibrahimovic, l'aveva vista. Ciao Andrea, grazie per essere stato con noi. Ciao Andrea. È vero, voi dovete... Una cosa in chiusura, ma avete veramente rotto il calcio. Va bene, andate a lavorare. Andate a lavorare. Ciao Andrea. Io ricordo, a beneficio degli ascoltatori, che Cesare è un intimo di famiglia Ibrahimovic, lui frequentava casa, ha detto che passava di lì, c'erano gli scatoloni già pronti. Stava preparando gli scatoloni, perché ma non sto scherzando. Che scatoloni? Gli scatoloni... La gabbia per essere rinchiuso. Ecco, la devo parlare. No, perché ragazzi, hanno il mal di pancia, il Milan e Ibrahimovic. Vuoi dire che la mensa milanella non è buona? Ibra è cronico, perché anche all'Inter ti prendi un malox quello per lo stomaco. Ma siccome Berlusconi un mese fa, se vi ricordate, disse forse ho sbagliato a spendere tutti quei soldi. Ora intanto, ragazzi, Ibra ancora è dal Barcellona, il Barcellona vuole chiudere col Milan, vuole i soldi e vuole tutti quelli pattuiti. Ibra, che ha vinto lo scudetto, vuole soldi. E come ogni anno, dopo che vince lo scudetto, bussa a cassa, e quindi c'è da un lato la società e dall'altro lato Ibra. Cioè in questo momento, cioè, io non sto dicendo che Ibra ha già abbandonato il Milan, per l'amor di Dio, però voglio dire, Ibra vuole capitalizzare il decimo scudetto vinto, e allora c'è qui la società Milan si deve muovere, perché Ibra ha il migliore agente che c'è in circolazione, che è Raiola. Ragazzi, lo volete, lo si vuole o non si vuole, Raiola è il migliore, perché sicuramente Raiola, come si fa a fare gli affari dei giocatori, uno, non ma, c'è ma, poi, ma poi se tu hai bisogno di un giocatore, Raiola in
Raiola interviene cioè con il procuratore di quel giocatore e te lo porta. Fa da intermediario. Ecco, io volevo chiedere allora a Deu Palla cosa farebbe un giocatore come Ibrahimovic che alla fine dell'anno va a battere cassa. Ma io spiaccicherei una banana per terra con il mio tacco 12 e gliela farei leccare, tutte le mie suole incluso il tacco. La banana spiaccicata fa un certo effetto. Potrebbe esserci anche di peggio. Però sei imbonita, la Deu Palla. Sto diventando troppo buona. È ripartita alla grande. Ma è venerdì 13, è la mia festa. Allora, abbiamo un altro collegamento molto importante questa sera. Diamo il benvenuto a Massimo De Santis, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per l'onore, Massimo, perché mi hai dato. Ma per te è un piacere. Grazie. Sì. Allora, promesso un debito. Grazie. Allora, Massimo, grazie innanzitutto per essere intervenuto. Le chiediamo, visto che il processo a Napoli sta, insomma, si sta avviando verso la fase conclusiva, abbiamo assistito alle arringhe, insomma, dell'accusa. Quale sensazione ha lei? Come le giudica e soprattutto come le è sembrato che sia andato questo processo? Ma guarda, questo processo oggi, guardandolo in questo momento, è un processo che dal mio punto di vista non sarebbe neanche dovuto iniziare. Sì. Purtroppo, visto che questo è accaduto, ho preso atto durante tutta la fase dibattimentale che sono uscite delle cose che sono state nascoste, ad esempio tutte le varie intercettazioni. Ho sentito tutte le testimonianze, che sono stato sempre presente in aula per tutta la durata del processo, le testimonianze che hanno ribaltato completamente tutta la tesi accusatoria. L'unica cosa sconvolgente è che ci troviamo di fronte un PM che disconosce tutto quello che è accaduto, è rimasto legato alla sua tesi accusatoria, alle indagini dei carabinieri del 2004-2005, non vuole spostare la riga, sembra quasi che tutto quello che è accaduto, perché ricordiamo che la prova si forma in dibattimento e la prova in dibattimento si è formata ma a favore degli imputati, cioè disconoscendo tutti i capi di imputazione, lui è rimasto fermo nella sua tesi e continua ad andare avanti come se nulla fosse accaduto, dicendo in qualche caso anche delle cose che non sono assolutamente vere. Signor De Sanctis, scusi, ma adesso voi invece come fase difensiva, insomma, cosa vi aspettate verso la fine di questo processo, visto che tra un po' di giorni ci saranno i vostri avvocati che appunto invece faranno da controparte a quanto detto dall'accusa? Ma guardi, noi sicuramente aspettiamo il primo snodo, il primo giorno importante, che è il 20, quando sarà decisa la eventuale ricusazione o meno del giudice Casoria, perché qui ci troviamo di fronte anche a un'altra anomalia del sistema giudiziario italiano. Forse nella storia della Repubblica Italiana è la prima volta che dei PM ricusano un giudice, e non è la prima volta. Sembra quasi che se un giudice voglia fare il suo mestiere di imparzialità, di trovare anche tutte le prove che ci sono a discarico degli incolpati, cosa che prevede la Costituzione, stia andando contro il proprio dovere, contro i propri principi, e quindi il PM non gli è andata bene questa cosa. Noi stiamo ascolteremo anche la prossima udienza, che sarà ancora saremo ancora nella fase. C'è Capuano, dovrebbe finire Narducci e iniziare Capuano con tutta la fase per quanto riguarda le frodi sportive. Ascolteremo, noi già stiamo lavorando alla difesa, sicuramente difficile non sarà difenderci, perché gli elementi sono tutti quanti dalla nostra, cioè nel senso che non perché è successo qualcosa, perché effettivamente c'è stata la volontà di una autorità inquirente che nel 2004-2005 ha voluto disconoscere tutte quelle che potevano essere le situazioni reali del calcio italiano, malgrado c'erano una marea di intercettazioni telefoniche che sono state tenute, dimenticate, non ritenute rilevanti. No, ma il problema non è questo, perché ricordiamoci due passaggi fondamentali. Il primo, Narducci in aula, il PM Narducci dice vi piaccia, non esistono. Quindi questa affermazione è stata gravissima, non esisto significa che le telefonate non esistevano. Quando poi sono uscite per la bruta delle difese che le hanno portate a conoscenza, perché Penta ha fatto un lavoro, diciamo, incominiabile, quello che avrebbe potuto fare i carabinieri l'ha fatto Penta insieme a Porta. Sì. Quando abbiamo trovato queste intercettazioni abbiamo cominciato a vedere il materiale che c'era, che ci siamo resi conto che le telefonate degli altri, ma erano di gran lunga peggiori di quelle che erano state usate come capi di imputazione,
o per supportare la imputazione, ha detto no, ma noi l'abbiamo ritenuto non rilevanti. Allora, ritenere non rilevante il discorso di un arbitro che modifica un referto, un arbitro che di nascosto va a cena con un amministratore delegato di una società, un arbitro che dopo la sconfitta del Milan contro il Siena si preoccupa di sentire e di trovare il numero di Ancelotti per chiamarlo attraverso Meani, di un arbitro che dopo Juve Milan si preoccupa di scusarsi con Gagliani, questo dovrebbe, avrebbe dovuto far rizzare le orecchie a chi ascoltava, invece no. Ma io mi domando, se fossero state mie queste telefonate nei confronti di Moggi, che cosa sarebbe successo? Cosa sarebbe? Ma tuttora, solo che Massimo, in questo momento qui a Milano, questa Radio Milan Inter e la radio dei tifosi dell'Inter e del Milan, cioè, si chiedono... Ma guarda, io ho sempre detto che avevo telefonate con Facchetti, l'ho detto, l'ho ripetuto, poi tutti quanti mi hanno preso per pazzo, poi sono uscite fuori e quindi questo è stato, ma non perché ci fosse qualcosa di anomalo, perché tutti sapevano, compresa coloro che ci hanno giudicato la giustizia sportiva, quello che oggi il nuovo presidente federale sapeva, che nel calcio c'erano i rapporti telefonici di buon vicinato tra gli arbitri, dirigenti e via dicendo. Ma non c'era una norma che diceva che non si poteva telefonare? Cioè, il punto è questo. Ma difatti c'erano le telefonate perché nessuno vietava queste telefonate, anzi il contrario, più si era vicino, più si era disponibili, più si spiegava quello che era accaduto la domenica successiva agli addetti ai lavori e più forse era contento, pure per un buon vicinato. Poteva essere giusto, poteva essere sbagliato, però era questo il calcio. Insomma, De Santis, io non le chiedo di entrare anche in quella che sono state diciamo, le accuse e nella ringa difensiva dei PM nelle ultime udienze, quelle sul danneggiamento delle società terze, del Milan. Non glielo chiedo ovviamente, però mi sembra di capire dalle sue parole che siete fiduciosi in vista della sentenza. Noi siamo fiduciosi perché abbiamo lavorato, perché abbiamo delle prove a nostra discolpa, perché abbiamo trovato tutte le intercettazioni che provano che era differente lo scenario che ci ha voluto prospettare e ci vuole ancora prospettare il PM Narducci, e che tutto quello che per il quale siamo stati accusati, sono stati massacrati, per i quali c'è stata distrutta una vita sostanzialmente, sia sotto l'aspetto lavorativo e sia sotto l'aspetto affettivo, perché cioè, questo ha toccato tutta la nostra vita. Senti, io che mi ricordo lo bello padre come arbitro, sì. mi ricordo te, cioè tu mi ricordi lo bello padre, cioè di colpo ti hanno interrotto la carriera, questi devono pagare. No Massimo, non è piaggeria, questi devono pagare, tirare fuori il soldo, l'euro dalla tasca, la Federcalcio. Ma guarda, quello che dico io che qui si stanno facendo tanti dibattiti in televisione sul discorso, non voglio toccare Berlusconi, non perché voglio entrare nella politica, però sul discorso dei PM, io penso dei PM e dei comportamenti dei PM e di quello che è la giustizia in Italia. Io penso che il processo di Napoli, da come è partito, da come sono state fatte le indagini, a come si sta andando avanti fino ad oggi, sarebbe il chiaro esempio da prendere in seria discussione, perché per far capire alla gente, anche alla persona comune, che purtroppo se si capita in mano a certe persone si trova rovinata la vita, nessuno ti dice nulla. E malgrado tutto, anche di fronte all'evidenza, chi ti ha accusato 4 anni prima non vuole fare marcia indietro e prosegue imperterrito nel suo cammino, nel suo intento. Cioè, come se la giustizia fosse una cosa personale, come se eventualmente trovare i capi di imputazione anche a persone alle quali già è stata distrutta la vita, anche perché quelle indagini e quel buttare in prima pagina determinate cose già ha distrutto la vita. E oltretutto una giustizia seria avrebbe acquisito per prima cosa un fascicolo dove uno dei principali accusatori, Danilo Nucini, andò a suo tempo di fronte a un PM della Procura della Repubblica di Milano, la Boccassini, non si sa quello che ha detto, non ci voglio dare questo fascicolo, i PM si sono opposti all'acquisizione di questo fascicolo, quando invece se io dovessi amministrare la giustizia dovrei dire perfetto, vediamo tutto, allarghiamo a 360 gradi, perché ci vuole responsabilità, perché il momento in cui un magistrato
un magistrato intraprende questa carriera deve rispettare la legalità, un carabiniere deve rispettare la legalità. Qui purtroppo stiamo vedendo in un processo di questo genere che tante cose sono saltate, c'è stato un cortocircuito e purtroppo per i cortocircuiti della giustizia non devono pagare le persone. Un'ultima domanda, cosa ne sarà di quello scudetto 2005-2006? Ma guarda, io penso una cosa, che in quegli anni quello scudetto 2005-2006 anche quello precedente, devo dire che l'ha vinto la squadra quella che era più forte, che ha dimostrato sul campo di essere più forte, e è stato dato, uno non è stato tolto, ma uno è stato dato a quella squadra che addirittura era arrivata non prima e neanche seconda, e forse per quello che è successo rispetto a telefonate agli arbitri, telefonate ai dirigenti, si chiedeva di mettere in griglia gli arbitri, pedinamenti, io sono stato anche pedinato all'Inter, forse era l'unica squadra che anche per questo deve essere penalizzato. Mi meraviglia per quale motivo la giustizia sportiva oggi non prende in esame questo, guardi dentro se stessa, possa ammetta che ha sbagliato e che riprenda da capo un processo anche per ridare la giusta dignità alle persone alle quali è stata tolta nel 2006 e rimettere a posto e togliere quello a chi immeritatamente ha ricevuto qualcosa. Grazie Massimo De Santis, grazie, stato in collegamento con noi, grazie, buona serata. Questo ovviamente è il punto di vista di Massimo De Santis, noi fino a prova contraria rispettiamo e abbiamo massima fiducia nelle istituzioni, giustamente nella magistratura e tutti quelli che fanno il loro lavoro. Cesare, Io, tu cosa ti aspetti? Io mi aspetto il minimo che lo scudetto vada in Federcalcio. Ah, pensavo che tornasse alla Juve. Glielo rievocano e vada in Federcalcio. Poi se si apre il processo sportivo si vede a chi assegnarlo, a chi non assegnarlo. Cioè, questo non verrà mai più assegnato una volta che lo revocano, dai. Sarebbe una pagliacciata alla fine. Prima lo tolgo di qua, poi lo do di là, poi lo ritolgo di là. Allora torniamo sempre a Calciopoli. Però basta, cioè facciamoci una ragione, finita, basta. Come facciamoci una ragione? Massimo De Santis, che io l'ho paragonato col cuore allo bello padre, perché aveva l'autorità in campo, eccetera, eccetera. Lo bello padre era così. Cioè, di colpo gli hanno detto, basta, questo doveva andare ai mondiali e non è potuto andare ai mondiali. Cioè, ragazzi, ma voi ci scherzate, ma c'è da impazzire. Cioè, solo che loro non si aspettavano che Moggi si difendesse come si sta difendendo, cioè, appunto, e quindi e allora noi aspettiamo ovviamente poi l'esito del processo di Napoli. Io sono sempre a Napoli tutte le volte che c'è, anzi l'ultima volta ero da solo e dormivo. Che sei andato a fare? Un accento napoletano. Che vai a fare se poi dormi? Una sola persona, c'ero io e Marco Signorelli, il nostro mitico Marco Signorelli di Tele Lombardia, Antenna 3 e Top 24, Calcio 24, che riprendeva le immagini, e quindi va bene. Allora, insomma, siamo arrivati in chiusura, aspettiamo con fiducia chi da una parte, chi dall'altra, l'esito di questo processo. Saremo qui presenti e lo racconteremo ovviamente. Grazie Cesare Pompiglio, grazie Giulio, grazie ad Alessia per essere stata con noi. Buona serata a tutti. Ringraziamo anche la Deu Palla e Ruyu che si sono appartati da soli di là, quindi in questo momento non ci sentono. Un saluto da loro, povero ragazzo. Vabbè, certo, che dal dentista ancora lì. Ci ha mancato tanto. Anche Mauri. Federico Faranda, che alla fine ha tirato il palo. Mi sa che anche lui è con la Deu Palla. Allora qua. Allora grazie a tutti per l'attenzione, ovviamente. Venerdì prossimo, ultima puntata di Avete rotto il calcio. A lavorare, ricordiamo per l'ultima volta il sondaggio www.iosonopompilio.it e Moggi sì, Moggi sì, Moggi no. Entro che ora? Fino alle 21. Basta. Perfetto. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, buona serata. Ciao.